scherza come questa che abbiamo fatto è difficile, perché il cattivo tempo, le prove di sera, e quindi ci ha sostenuto. E siccome poi alla fine ci si ritrova a non fare bene, invitiamo il sindaco e poi chiudiamo. Senti, carissimo Valdo, voglio essere taggata. Voglio essere taggata. Ti taggerò! Oh no, Rita! Ti taggerò! Allora, prima di passare la parola al sindaco, volevo fare due ringraziamenti particolari. Non mi fischiate. Antonio Cinti, Solano, Dotti. Antonio Cinti è l'anima di San Giovanni, l'anima, e è sempre presente, ci sostiene, noi gli vogliamo un mondo di bene e gli facciamo un auguro particolare anche alla moglie e alla suocera, che è una suocera che è più una mamma che una suocera. E un'altra cosa, un ringraziamento particolarissimo agli amici di Sola, che come noi si occupano del teatro dialettale, che siamo andati ad ascoltare un po' di giorni fa, che sono veramente bravi, 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 bravi. E quindi noi siamo felici e ci auguriamo di poter fare un gioiellaggio, perché no, fare uno spettacolo insieme sarebbe molto bello, mettere su uno spettacolo insieme e quindi unire le nostre forze sarebbe una cosa. Anche perché noi, guardate, io mi condanno male, cioè io già sto a chiedere al sindaco per l'estate prossima che cosa ci dà, perché insomma non sembra abbassare il quadrino, magari. Lui si chiama Quadrini. Per l'estate prossima ci abbiamo ancora qualche dettaglio prima dell'estate da svolgere. Però vabbè, buonasera a tutti. Grazie. Allora, è stato un augurio, la prima persona che sia di buon auspicio. Di buon auspicio. Io devo essere sincero, stasera mi avete letteralmente sorpreso, perché la qualità artistica, uso questa parola non a caso, perché si era iniziato quasi allo sbaraglio e si è finito dopo 5 anni e andiamo di pari passo con il mandato elettorale ad avere uno spettacolo davvero di buon livello. Lo sketch sulla raccolta differenziata è veramente originale e devo dire fa assolutamente piacere a delle persone che come me, come i miei collaboratori, si spendono in prima persona 24 ore su 24 in questo periodo, anche e soprattutto per la raccolta differenziata. Se posso permettermi, l'olio esausto va all'indifferenziato, però dall'inizio dell'anno nuovo ci sarà un servizio attivo di recupero, poi metteremo dei manifesti sempre gratuito per cercare di migliorare sempre il grande lavoro che Castellini ha fatto. E lo dico senza falsa modestia, il merito non è nostro, il merito è di voi cittadini che avete recepito benissimo il messaggio e state dando una grandissima dimostrazione di modernità nel cervello, di attaccamento all'ambiente e di senso civico. Abbiamo uno dei risultati migliori d'Italia, gli altri lo hanno raggiunto l'80% dopo 15 anni, noi dopo 2 mesi. Il dato degli ultimi mesi dell'anno è ancora migliorativo. Abbiamo fatto anche una stima, perché poi alla gente fa piacere sentire questo, scusate se mi dilungo nel particolare, però visto anche il vostro interessamento, dall'anno prossimo, oltre a tutti i benefici ambientali che ci avete rappresentato, ci sarà già una riduzione netta del costo totale di 35.000 euro su Castellini. Ovviamente andrà a vostro beneficio, ci sarà una piccola riduzione, forse il 10% su tutte le bollette d'acqua. Insomma, è un buon inizio e è un incentivo a fare sempre meglio. A Domenico, ormai non devo dire nulla, è il grande artista. Cittadinanza onoraria. Sì, cittadinanza onoraria, te l'ho detto, quando vuole le chiavi gli do anche quelle di casa mia, tanto è una persona di fiducia. Ma facci complimenti a tutti, perché veramente ognuno nel proprio ruolo ha saputo dare il meglio questa sera, ha saputo dare una bellissima dimostrazione che quando c'è volontà, quando c'è spirito di partecipazione,
quando c'è voglia di essere presenti, perché essere presenti non si fa solo a 20 anni e 30 anni, ma si fa a tutte le età. Questi sono i risultati, un vanto per Castellini e una cosa che ci invidiano tutti quanti. Io vi rinnovo gli auguri per Natale passato e per il buon anno, ovviamente invitandovi a partecipare alle altre serate che da qui al 5 di gennaio ci vedranno impegnati al Palatella. Rita, ti voglio bene e ti ringrazio per tutto quello che fai per Castellini, anche se sei importata. Su una cosa però non sono d'accordo, uso le parole dell'amico Giacomo Pallagrosi Cascetta qui in mezzo al pubblico, che l'ha detto su TV 2000 quando siamo andati sul bordo d'Italia: l'ombelico del mondo è Castellini. Grazie a tutti.